Buona domenica a tutti, come state? Oggi vi parlo qui sotto l'albero dei fichi, fichi abbondanti quest'anno e di ottima qualità. Vi parlo semplicemente per spiegare qualcosa che evidentemente non è ancora chiaro a molti. I mercati straordinari. Cosa sono i mercati straordinari? I mercati straordinari sono una fattispecie che abbiamo inserito nella legge regionale, nel codice del commercio, definiti proprio all'articolo 2, cioè l'edizione aggiuntiva dei mercati, appunto in edizione straordinaria, riservata agli operatori che già operano con le concessioni all'interno dei mercati. Già questo dà il senso dello spirito alla base di questo articolo di legge. Perché abbiamo voluto inserire questo articolo con questa modalità? È semplice. Perché nel corso dell'anno, per i mercati settimanali, sono previste 52 edizioni settimanali dei mercati. Quanto è il numero delle settimane in un anno, evidentemente? Accade però che nel corso del tempo, e oggi sempre più anche a causa dei cosiddetti cambiamenti climatici, molti mercati andavano perduti, cioè o non si svolgevano completamente, per esempio a causa delle avverse condizioni meteo, oppure si svolgevano, ma si svolgevano con un orario ridotto o comunque fortemente condizionato dai cambiamenti climatici. Quindi magari un operatore percorreva centinaia di chilometri per recarsi su un mercato nella giornata tradizionale, magari montava già le attrezzature di vendita, salvo poi dopo un'ora il tempo cambia, si alza un forte vento e per motivi, anche per motivi di sicurezza, si è costretti a smontare ed andare via. Ovviamente avendone sostenuti tutti i costi, compreso per esempio quello del personale, ma senza aver avuto alcun ricavo, avendone avuti ricavi enormemente ridimensionati. Quindi cosa abbiamo pensato in sede di promulgazione della legge regionale? Di dare comunque qualche opportunità in più anche a titolo di compensazione di tutti questi mercati persi. Perché ricordiamolo che anche con le avverse condizioni meteo, gli operatori spesso sono presenti regolarmente ai mercati e quei coraggiosi che vanno evidentemente in quelle condizioni ad operare nei mercati lo fanno principalmente per dare comunque un servizio alla popolazione, anche se a priori si sa che in quelle condizioni meteorologiche cala notevolmente il flusso degli avventori e dei clienti, eppure gli operatori operano ugualmente. Questo è il grande senso della tradizione, della socialità e della differenza dell'attività mercatale rispetto ad altre attività. Quindi tutto questo sacrificio in che modo poteva essere ricompensato? Oltre a quello che stiamo aspettando, cioè il riconoscimento della categoria come categoria disagiata, dello status di categoria disagiata, nell'immediato abbiamo pensato a una fonte normativa, che è quella poi inserita nel codice del commercio, che desse la possibilità di recuperare questi mercati che praticamente sono persi. Peraltro, la gente non sa, ecco perché io mi rivolgo a coloro che anche di fronte al dibattito sui mercati serali assumono posizioni senza conoscere la realtà. Tenete conto che comunque gli operatori che operano in un mercato e che pagano una tassa non di poco come occupazione spazio, oggi canone mercatale, pagano comunque per 52 mercati, anche quando i mercati non si svolgono. Quindi, nel caso di Alberobello, dove pagano addirittura 500 euro l'anno di posteggio, o li frequentano i mercati o non li frequentano, pagano ugualmente quella somma. Ecco perché Alberobello ed altri, quando c'è la richiesta del mercato straordinario, che di fatto è compensativo, è una richiesta fondata, legittima, che va sostenuta, non va contrariata,
non va contestata, perché bisogna comprenderne lo spirito alla base di questa richiesta. Ecco che con la identità di mercato straordinario aggiuntivo sono nati anche i mercati serali. Ricordo che 13 anni fa abbiamo fatto le prime sperimentazioni proprio noi di Casambulanti, con ottimi risultati, peraltro risultati che si stanno ripetendo evidentemente in tutto questo periodo estivo, specialmente dell'anno 2023. Abbiamo visto i grandi successi ottenuti dai nostri mercati serali, concertati con le amministrazioni, con le altre sigle di rappresentanza, Gravina, a Giovinazzo, a Bari, anche quelli recenti. Oggi c'è un mercato serale a Molfetta dalle 17 alle 23, domenica prossima di nuovo a Molfetta ed anche a Castellaneta. I mercati serali che abbiamo avuto a Gravina, grandissimo successo. Quindi cosa significa? Che i mercati straordinari sono una occasione compensativa, oppure laddove i sindaci nella loro lungimiranza volessero, come stanno facendo, valorizzare, dare un servizio più in più anche ai turisti, diventa un'occasione di promozione del territorio. Tanto è vero che proprio oggi sugli organi di informazione, a proposito del dibattito sui prezzi e sui costi elevati del turismo in Puglia, i giornali riportano proprio questo, cioè i turisti che approfittano dei mercati anche serali per approvvigionarsi di prodotti a prezzi contenuti. Questo credo che sia il più grosso risultato che potessimo aspettarci. Ne vantiamo merito in senso propositivo, ma vantiamo anche la serietà di aver sempre concertato con tutti le nostre iniziative. Ci dispiace per alcuni comuni che addirittura non solo si sono resi assenti, ma non hanno neppure minimamente considerato questa grande opportunità. Mi rivolgo al comune di Andria, che davvero in maniera vergognosa, perché di fronte alle richieste di tutte le sigle di rappresentanza, quelle accreditate al tavolo di concertazione che operano in maniera sinergica, il comune non abbia neppure dato risposta. Questo è un male che qualcuno sta facendo a se stesso, alla propria città e ai cittadini di Andria, oltre che al tessuto produttivo, ma di questo, diciamo, la politica, i modi e i tempi per risponderne, per darne conto. Detto questo, credo di aver chiarito qual è lo spirito dei mercati straordinari, in questo caso dei mercati serali. Quindi attenzione, questa sera Molfetta dalle 17 alle 23 sul lungomare di Molfetta, perché ricordiamolo, i mercati serali sono anche la possibilità di sperimentare una forma e una formula diversa di mercato, con un numero minore di operatori, perché gli aderenti, lo stiamo vedendo, non sono tutti, perché legittimamente c'è chi voglia aderire e chi non voglia aderire, senza che venga stravolta la sua normale attività nelle giornate canoniche di mercato. Però con questa nuova sperimentazione, nuovi orari, senza togliere niente al mercato tradizionale, dando un'opportunità in più di lavoro, utilizzando aree mercatali capaci di contenere anche un numero inferiore di operatori rispetto al mercato, quindi una nuova formula nel caso di Molfetta e Lungomare, che ci fa guardare avanti, ci fa guardare oltre. Grazie e buona domenica a tutti, un abbraccio.